Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sto provando una nuova inquadratura, spero possa piacervi. Sono qui per appunto, come vedete dal titolo, per parlarvi di cose strane da fare a Firenze. Sapete che appunto Firenze è molto gettonata per quanto riguarda il turismo, non solo italiano ma anche quello straniero, e ci tenevo a proporvi delle attrazioni alternative a quelle che sono le più gettonate dalla folla dei turisti. Queste attrazioni non le ho provate in prima persona, a parte una in realtà, però appunto ci tenevo a consigliarvele, magari se qualcuno di voi ci è già stato o a seguito di questo video proverà ad andarci, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Partiamo subito con la prima attrazione che vi consiglio, ovvero i modelli di cera che sono conservati alla specola. Questo è uno dei primi musei scientifici che sono stati aperti al pubblico e contiene una vasta collezione sia di animali imbalsamati sia di cere anatomiche. È un pochino inquietante, almeno dal mio punto di vista, però se a qualcuno interessa, magari qualche studente di medicina o qualcuno interessato, potrebbe essere appunto un ottimo modo per passare un po' di tempo in quel di Firenze facendo qualcosa di alternativo. Seconda attrazione sono i corridoi segreti del corridoio Vasariano. Si trovano all'interno degli Uffizi e bisogna prenotare perché appunto non sono aperti al pubblico in qualsiasi momento. Vi si accede per l'appunto tramite una scala nascosta all'interno degli Uffizi e contengono una grande collezione di autoritratti di vari artisti. Terza attrazione sono i negozi degli artigiani che si trovano nell'Oltrarno. Se vi perdete per le strade intorno a Palazzo Pitti potrete scoprire numerose botteghe artigiane che appunto vi apriranno le porte per magari farvi vedere i segreti del mestiere. Potete vedere calzolai, orafi, intagliatori, eccetera. Appunto, una cosa molto alternativa da fare è appunto visitare appunto queste botteghe. Se vi è venuta fame, nel frattempo potete gustarvi un bel panino al lampredotto, che è una cosa tipica solo fiorentina. Che cos'è il lampredotto? È ricavato dal quarto stomaco della mucca, viene cotto in un brodo vegetale con erbe e pomodoro e viene servito tagliato a fette sottili in un panino bagnato appunto con il brodo e con alcune salse di accompagnamento. Quindi questo è il tipico cibo da strada economico che potete trovare. Altra cosa strana da fare a Firenze è andare a vedere la collezione di armature allo Stibert. Questo museo merita una visita anche soltanto per la sua posizione, che è un pochino fuori Firenze, su una collina. Ma se siete appunto amanti di armi e armature, è assolutamente consigliata una visita al suo interno perché troverete una grandissima collezione appunto di questi oggetti. Mentre passeggiate per le strade della città, vi capiterà di vedere dei cartelli un po' insoliti che sono opera dell'artista di strada Klett. Spero si dica così perché è francese, quindi non so esattamente la pronuncia. Questo artista, per l'appunto, vi farò vedere magari qua qualche esempio, trasforma i segnali stradali in vere opere d'arte usando degli adesivi removibili. In più potete andare a visitare il suo studio, se appunto vi interessa, che si trova nel quartiere di San Nicolò. Ultima attrazione è quella che ho, tra virgolette, provato anch'io, e si tratta del Giardino Bardini. Io ci sono andata perché appunto era compresa nel prezzo del biglietto per Palazzo Pitti e per i giardini appunto che ci sono lì vicino. E sono stata comunque soddisfatta nonostante non fosse il periodo giusto. Essendo un giardino, è consigliatissimo andarci, diciamo, in primavera, ma in generale da aprile ad ottobre comunque, per appunto godere della fioritura e del verde che c'è. In ogni caso, questo giardino non è molto frequentato dai turisti e vi permette appunto di avere qualche angolino appartato e di godervi qualche bella vista sulla città, più o meno come quella che potete avere da Piazzale Michelangelo, che è lì vicino. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un like e condividetelo con i vostri amici, magari anche iscrivendovi al canale se non lo siete. In descrizione vi ricordo che trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta anche nelle mie avventure fuori dai video di YouTube. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Have a nice life!